That jumps out. Good for you. È cominciato il lungo weekend inerente il Gran Premio d'Australia sul circuito di Phillip Island, terzo e ultimo appuntamento del Moto Mondiale del 2015. Nelle prove libere del venerdì, Jorge Lorenzo è stato davanti a tutti, firmando con un 1:23.895. Per Valentino Rossi, immediato inseguitore ed attualmente leader del Mondiale Piloti, nella prima sessione di prove libere si è trovato terzo, mentre nella seconda è finito al nono posto. Tutti i tempi che dovranno sicuramente essere ribaltati nelle prove ufficiali in programma sabato mattina. Per il dottore di Tavuglia è un campionato molto duro e si combatte punto su punto. È bello per tutti, ma è difficile mantenere la concentrazione. 18 punti sono un buon vantaggio, ma mancano ancora 3 gare e possono diventare anche pochi. Smaltita con soddisfazione il doppio impegno della nazionale azzurra che ha consentito il passaggio agli europei del prossimo anno, l'attenzione ritorna sul campionato di calcio con l'ottava giornata del girone di andata e con 2 incontri importanti per l'alta classifica. Alle 18 all'Olimpico sfida tra Roma ed Empoli. I giallorossi di Rudy Garcia sono reduci dalla bella vittoria ottenuta 2 settimane fa a Palermo con il punteggio di 4-2, mentre l'Empoli, che aveva cominciato in sordina, pian piano poi ritagliandosi un ruolo importante, aveva vinto in casa contro il Sassuolo per 1-0. Riscatti sono attesi per Torino e Milan. I Granata ospitano i rossoneri nella gara delle 20:45. Gli uomini di Ventura sono reduci dalla sconfitta subita ad opera del Carpi per 2-1, mentre il Milan era stato sconfitto con un perentorio 4-0 dagli azzurri del Napoli.